Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale della sera. Subito in apertura andiamo a Graniti, nel Messinese, perché una dottoressa della Guardia Medica ha subito la notte di domenica scorsa un tentativo di... C'è la denuncia di un sindacato, siamo stati lasciati soli dalle istituzioni. Questo è una parte del commento del sindacato che ha portato all'almo Carmen Di Per. Si era presentato alla guardia medica per farsi curare un mal di schiena, ma ha tentato di violentare la dottoressa di turno. È accaduto a Graniti, in provincia di Messina, la notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è stata resa nota oggi dallo SNAMI, il sindacato medici italiani. Un 38enne si è recato al locale servizio di continuità assistenziale e, trovando la professionista sola, si sarebbe avventato contro di lei, dichiarandole di esserne innamorato e cercando di baciarla mentre la palpeggiava. Dopo 45 minuti di colluttazione, la donna alla fine è riuscita a divincolarsi e scappare, chiamando i carabinieri tempestivamente intervenuti. I militari dell'arma hanno trovato ancora dentro la struttura l'aggressore, il quale ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato. Sono stati dei minuti interminabili, ha raccontato ancora scossa la vittima all'agenzia ADN Kronos. Ero terrorizzata e ancora adesso non so spiegarmi come ho avuto la forza di resistere. L'uomo, con problemi psichici, era un abitué della guardia medica, dove andava spesso per farsi somministrare farmaci contro l'ansia o accusando, come quella sera, mal di schiena. È accaduto quello che avevamo previsto, ha dichiarato Giancarmelo Lamanna, responsabile nazionale continuità assistenziale SNAMI, che ha aggiunto: siamo stati lasciati dalle istituzioni ancora una volta soli a svolgere anche di notte, in sedi insicure, una professione molto delicata, usurante e pericolosa, ma di grande utilità per il cittadino, e ancora una volta è stata attentata l'incolumità fisica, psichica e la serenità e la dignità di noi della Guardia Medica. Andiamo avanti, ma cambiamo un argomento. Svolta nell'inchiesta sull'agguato al presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, lo ricorderete, nella notte del 18 maggio del 2016, emessi alcuni avvisi di garanzia. Non mi sento solo, ha risultato, conferma che la lotta alla mafia continua. Simona Zappalà. Sono 14 gli avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Messina sull'attentato avvenuto un anno fa al presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, nel bosco di Miraglia tra Cesaro e San Fratello, furono esplosi colpi di fucile contro l'auto blindata del presidente. Fin da subito la pista privilegiata dagli investigatori è quella della mafia dei Pascoli, che si sarebbe ribellata ai controlli messi in atto dallo Stato sul business dei finanziamenti pubblici europei per il settore agricolo, grazie al protocollo di legalità voluto da Antoci. Alzarmi questa mattina e capire che quello che avevo detto in quei giorni, di avere fiducia nella magistratura, nel lavoro delle forze dell'ordine, e oggi apprendere questa notizia non fa altro che confermare che il loro lavoro fatto in questi mesi e che ha portato a questo risultato, che è quello dell'aver individuato con questi avvisi di garanzia gli indagati, ovviamente per tentato omicidio, per quella notte, per quello che è accaduto, fa sperare soprattutto anche nel lavoro che stiamo facendo, perché guardate, alla fine la giustizia è quella che trionfa. Sulle indagini vige il più stretto riservo. Dopo l'agguato, l'entroterra dei Nebrodi è stato passato al setaccio dalle forze di polizia, anche con l'aiuto di squadre speciali. Le informazioni di garanzia, secondo quanto si apprende, servono per poter eseguire gli accertamenti tecnici non ripetibili a carico degli indagati. Si tratterebbe del prelievo di campioni di DNA ai destinatari degli avvisi di garanzia. Nell'agguato furono ritrovati ai bordi della strada delle Molotov e diversi mozziconi di sigarette. Oggi si vive con la consapevolezza che la giustizia vince, che la lotta alla mafia continua, ma ricordando quegli attimi lo stesso Antoci a dire che non sarà mai più la stessa persona. È vero che non sarò più la stessa persona, ma forse sono una persona migliore oggi, nonostante le privazioni, l'aver perso la libertà, nonostante la paura a volte mi attanaglia. Io non mi sento solo, io mi sento pieno di tanta gente, soprattutto che ci crede. Voltiamo pagina per l'ex calciatore Fabrizio Miccoli. La Procura della Repubblica ha chiesto 4 anni. L'ex capitano del Palermo è accusato di estorsione. Roberto Chifari.
Fabrizio Miccoli è nei guai, la procura ha chiesto la condanna a 4 gravate dal metodo mafioso dell'ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli, che è difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Giampiero Orsini. Miccoli ha infatti scelto il rito abbreviato e la sentenza è fissata per il prossimo 6 ottobre. Secondo la procura, l'ex bomber rosanero tra il 2010 e il 2011, il periodo in cui militava nelle file rosanero, avrebbe incaricato il suo amico Mauro Lauricella, il figlio del boss della calza Antonino, detto Scintillone, di recuperare 12.000 euro che sarebbero stati vantati da un suo amico per una vicenda legata alla gestione della discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine. Lauricella, sempre secondo l'accusa, si sarebbe dato da fare e avrebbe utilizzato metodi particolarmente violenti per svolgere il suo compito. Sempre negato di essere a conoscenza delle parentele mafiose di Lauricella e ha detto durante il processo di essersi disinteressato della vicenda. Rimaniamo basiti, dice l'avvocato Castronovo, da questa richiesta della dottoressa Mazzocco, perché in contrasto con quanto già scritto dalla procura nella richiesta di archiviazione e con la sentenza, seppur non ancora irrevocabile, che ha stabilito che non ci fu estorsione, non sono stati presi in considerazione gli elementi a favore della difesa. Intanto l'ex capitano del Palermo conferma di essere fiducioso nella giustizia e sicura di essere innocente. Chiesto il rinvio a giudizio per due dottoresse dell'ospedale Santo Bambino impegnate nel parto di una mamma che il 2 luglio ha avuto un bimbo con lesioni gravissime. Secondo l'accusa, i due medici non si sarebbero fermati oltre, non avrebbero eseguito il cesareo, nonostante le risultanze di sofferenza fetale emerse dal tracciato. Luigi D'Angelo. Lesioni gravissime e colpose, omissioni e falso in atti di ufficio sono della Procura di Catania hanno chiesto il rinvio a giudizio per le dottoresse Amalia Daniela Palano e Gina Corrao dell'ospedale Santo Bambino. La vicenda risale al 2 luglio del 2015. Un neonato, a seguito del cordone ombelicale posto attorno al collo, viene al mondo con lesioni gravissime, danni cerebrali e motori irreversibili. Secondo la denuncia della madre, Deborah Percolla, e dei familiari, i due medici non avrebbero eseguito il cesareo nonostante gli elementi di sofferenza fetale emersi dal tracciato. Le motivazioni, secondo la famiglia Percolla, sono riconducibili alla volontà delle dottoresse di non fermarsi oltre l'orario di lavoro. Nella denuncia viene anche sottolineato il fatto che sarebbe stata simulata la regolarità dell'esame medico, somministrando atropina alla gestante. Enza per il prossimo 22 maggio, giorno in cui comparirà anche la dottoressa Paola Cairone, il medico del secondo turno che, secondo i rilievi dei magistrati, pur non essendo a conoscenza degli avvenimenti precedenti, avrebbe praticato per due volte le manovre di Christeller bandite dalle linee guida. La dottoressa Cairone, inoltre, nonostante le risultanze del tracciato non fossero rassicuranti, non avrebbe contattato in tempo il neonatologo. Firmato questa mattina il protocollo d'intesa tra il sindaco di Catania, Enzo Bianco, e Riccardo Carpino, commissario straordinario per il G7, per ufficializzare il rifacimento delle strade tra l'aeroporto e la tangenziale per Messina. Per noi è andato Damiano Scala. Accordo di collaborazione per rifare le strade lungo il percorso che dall'aeroporto di Catania porterà fino alla tangenziale per Messina e da qui a Taormina, la sede del G7 che si prepara per accogliere i grandi della terra. A 10 giorni dall'avvenimento il manto stradale del capoluogo etneo viene rifatto in molti punti. Una collaborazione tra Stato e Comune alla presenza del prefetto Silvana Riccio con Catania che rappresenterà la porta d'ingresso insieme a Sigonella per le delegazioni e per le centinaia di troupe televisive e giornalisti che atterreranno in Sicilia per partecipare al G7. Beh, sicuramente Catania è al di là, diciamo, dei programmi che sono in corso e che predispone il Ministero degli Esteri, Catania è il primo biglietto da visita, quindi è la sede dell'accoglienza, al di là, diciamo, di chi andrà in elicottero a Taormina, è il punto di passaggio principale per l'arrivo a Taormina. Quindi era doveroso ed era opportuno fare quello che, grazie al sindaco, abbiamo realizzato. Occasione da non fallire quindi, con strade asfaltate, aiuole curate e marciapiedi ristrutturati a tempo di record. Un cantiere di oltre 250.000 euro per migliorare la funzionalità, la sicurezza e il decoro urbano. Il G7 è una straordinaria per la Sicilia. Avremo le immagini televisive della Sicilia in tutte le grandi televisioni del mondo. Avremo centinaia di giornalisti accreditati e di troupe televisive al seguito del G7. La porta di accesso per la Sicilia sarà
Catania e i suoi aeroporti. Ecco la ragione per la quale, in piena collaborazione con la Presidenza del Consiglio, abbiamo fatto una serie di interventi che resteranno stabilmente nella nostra cifra di 200.000 euro più IVA, consentiranno di migliorare la sicurezza stradale, di migliorare l'aspetto e il decoro urbano, di consentire a chi arriva all'aeroporto di Fontanarossa di avere un primo impatto con la Sicilia gradevole e piacevole. Voltiamo ancora pagina. Un ragazzo si sporge dall'auto e spinge contro il bordo di uno scooter. È successo a Siracusa in via Elorina, una scena ripresa da un telefonino, come ci spiega Luigi D'Angelo. Le immagini di Siracusa oggi sono eloquenti e insopportabili. Un ragazzo si sporge dall'auto e spinge contro il muro due giovani a bordo di uno scooter. Il video sta facendo il giro del web, seguito da un tam-tam di feroce disapprovazione mista a sgomento. La lettura delle riprese è scontata, ma sottolinea la cattiveria del gesto e l'assoluta mancanza di scrupoli. Da un'auto in corsa, che si muove lungo via Elorina in direzione di Piazzale Marconi a Siracusa, si affaccia dal lato del passeggero un individuo che con le mani spinge uno scooter contro il muro di cinta di un'abitazione. I due, a bordo del motorino, originari del Ghana, rispettivamente di 22 e 25 anni, sbandono e sbattono contro il muro. Cadono rovinosamente e per poco non vengono investiti dall'auto di passaggio, da cui la scena viene ripresa. Naturalmente un interrogativo sorge spontaneo. Perché dall'auto che segue vengono fatte delle riprese? Immagini che poi verranno inviate alle redazioni di FM Italia e Siracusa Oggi. Un gesto sciocco quanto grave e pericoloso, che denota l'assoluta mancanza di limiti e del senso di responsabilità verso gli altri. Spero che i responsabili si facciano avanti dimostrando almeno un pizzico di pentimento, dice il sindaco Giancarlo Garozzo. Sono immagini agghiaccianti, sottolinea il primo cittadino, se si pensa alle conseguenze che quel gesto vigliacco avrebbe potuto avere. Il fatto che il video sia stato postato sui social poi è un'ulteriore dimostrazione della gravità dell'accaduto e della stupidità dei suoi autori. Inaugurato questa mattina nell'aeroporto di Catania, servirà al soccorso tempestivo di quei passeggeri provenienti da paesi a rischio e che durante il volo manifestano sintomi di malattie infettive. Giorgia Mosca. Area rossa, gialla e verde funzionerà esattamente come i codici triage. Se siamo in pista, benvenuti all'interno dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Benvenuti nel terzo scalo sanitario d'Italia dopo Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Da oggi infatti il canale sanitario sarà operativo dopo l'ok del Ministero della Salute. Catania è un punto molto rilevante, è un aeroporto di grande traffico, è un punto cruciale per la gestione delle migrazioni. È un punto fondamentale come prima linea rispetto a tutto quello che arriva dal sud del mondo. Un presidio medico con caratteristiche tecniche per il biocontenimento e il controllo sanitario di passeggeri che durante il volo presentano sintomi di malattie infettive diffusive. Al suo interno sale d'aspetto, ambulatori, zone di isolamento, 5 medici, un'infermiera professionale e 4 tecnici. Attraverso l'aviazione civile, l'aviazione generale, abbiamo una contrazione di quello che sono le distanze, quindi con questo possiamo anche possiamo ridurre quelli di un'eventuale importazione di malattia infettiva diffusiva e pertanto questo rappresenta un presidio di controllo. 445.000 euro investiti su un'area di 200 metri quadri. Ci saranno 3 percorsi differenziati da una segnaletica orizzontale esterna che orienteranno le ambulanze e le navette. In collaborazione con l'azienda Garibaldi siamo una struttura d'emergenza di eccellenza a livello nazionale, riempirmi di orgoglio. La struttura è il frutto di un accordo fra i Dicasteri Salute, Trasporti ed Economia ed è stata progettata dall'Ufficio di Sanitaria di Catania. È realizzata da SAC. Ne fa il terzo aeroporto d'Italia, è particolarmente strategica ovviamente vista la nostra localizzazione geografica e naturalmente però come siciliano mi auguro che questa struttura insomma non venga utilizzata o il meno possibile vista la destinazione d'uso. E così l'aeroporto di Catania scatta in terza posizione diventando l'unica struttura nel meridione d'Italia a garantire soccorso immediato in caso di emergenza. Andiamo a Palermo, sciopero regionale dei notificatori di riscossione Sicilia sotto la sede della partecipata regionale. Circa 500 famiglie sono in attesa dello stipendio, ormai da mesi. Allora sentiamo Simona D'Urso. Sono circa 500 i dipendenti del Consorzio Olimpo, che cura il servizio notifiche di riscossione Sicilia, che nel mese di dicembre 2016 si sono dati appuntamento a Palermo questa mattina davanti alla sede della partecipata regionale per protestare contro una situazione inverosimile. Un sit-in per rivendicare il diritto alla retribuzione e alla dignità che riscossione Sicilia deve riconoscere a prescindere dai contenziosi. Nonostante siamo qui sotto già da una buona mezz'ora, ancora non si vede uscire nessuno. Di fronte a questi lavoratori disperati, perché avanziamo quasi 5 mesi di stipendio,
Grazie, grazie mille Riscossione Sicilia. A causa di una diatriba tra le parti, su note prima pagate e poi contestate, il Consorzio Olimpo ha comunicato di non essere in grado di poter liquidare gli emolumenti maturati da gennaio ad oggi, ha annullato un'esposizione per quasi 3 milioni di euro. Ma cosa ha sortito il sit-in a Palermo? Da 8 mesi che non prendono stipendio e ciò nonostante continua molto spirito d'abnegazione. È vergognoso che 8 mesi senza stipendio e nessuno si interessa di queste persone, nessuno, né da parte della politica né da parte degli enti preposti al controllo di questa partecipata della Regione Sicilia si sono mai interessati per il futuro delle famiglie di questi lavoratori. 500 lavoratori sul lastrico è una cosa inaccettabile e oggi l'UGL è qua per dimostrare che questi lavoratori non sono abbandonati, non saranno abbandonati e non ce ne andremo in silenzio, assolutamente. Noi non ce ne andremo in silenzio. I rappresentanti legali sono stati ricevuti dal direttorato, ma l'incontro ha portato ad un nulla di fatto. Secondo Riscossione Sicilia, la patata bollente dei pagamenti non è una sua competenza e, viste le inadempienze contrattuali, non è tenuta a riconoscere le mensilità maturate. Posizione inaccettabile, secondo la UGL, chiederà un tavolo di concertazione presso la Prefettura di Palermo affinché si possa gestire e chiudere in positivo la vertenza tra il Consorzio Olimpo e la partecipata regionale. Ci lasciamo per qualche breve istante di pubblicità e poi ci ritroviamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. A dopo. Porte aperte a Ultima TV. La nostra emittente apre le porte ai nuovi talenti. Il palcoscenico, i riflettori, i microfoni, le telecamere di Ultima TV sono a tua disposizione per mostrare le tue doti. Vuoi cantare? Vuoi ballare? Vuoi recitare? Vuoi suonare? Partecipa ai nostri casting. Invia un video di presentazione di 30 secondi all'indirizzo casting@ultimatv.it. Per maggiori informazioni telefona al numero 095 38 74 26. ANG Elettrodomestici. La competenza e il vostro risparmio sono il nostro biglietto da visita. Da noi trovi il giusto rapporto qualità-prezzo e i prodotti delle migliori marche. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, il nostro personale saprà guidarvi nei vostri acquisti con possibilità di pagamento personalizzato. Specialisti nel riscaldamento a pellet e legna. ANG Elettrodomestici, in pieno centro a Catania, in via Luigi Sturzo 158, parcheggio riservato per i nostri clienti. Vi aspettiamo! Ragazzi, me lo chiamate, Santi? Siamo alla seconda parte del nostro telegiornale. A pochi giorni dalla fine del sogno playoff, lo Monaco lavora a fari spenti per assicurare una valida guida tecnica per la prossima stagione. Diversi nomi e qualche ex. Sentiamo Giovanni D'Antoni. A bocce ferme è smaltita l'eliminazione dai playoff dal primo turno per mano della Juve Stabia e con mille se non di più rimpianti su cosa e quanto sarebbe cambiato con un atteggiamento e una cattiveria diversi. A Catania, come di consueto in questi anni, tiene banco la questione allenatore. Tanti nomi che sono stati posti al vaglio della società, ma di candidature serie, l'unico a saperne di più è l'amministratore delegato Pietro Lomonaco, che si è già detto in più occasioni al lavoro per garantire una nuova guida tecnica di valore per il club rossazzurro. Proprio così, ai piedi dell'Etna urge un tecnico che possa guidare da buone ultime stagioni e ha vissuto continui naufragi. La D del Catania ha già fatto capire di aver sfogliato la Margherita. Stando a quanto emerso nelle ultime settimane, Carmine Gautieri è il profilo principale e pare aver già avuto un confronto con l'attuale proprietà. Il tecnico campano è però reduce da 3 esoneri nelle ultime 4 avventure in entusiasma poco o nulla la piazza. Chi invece porterebbe ai piedi dell'Etna una ventata di esaltazione è Roberto De Zerbi. Per l'ex tecnico di Foggia e Palermo, che conosce bene la categoria e sul quale è in pressing anche il Bari, sussiste però un problema di natura economica, non un aspetto da trascurare stando alla delicata situazione gestionale del club. Meno chiara la situazione legata agli altri presunti nomi mente alla D rossazzurro. Interessante il profilo di Gianluca Grassadonia, visti i precedenti messinesi tra i due e un campionato vinto nel 2014 con i peloritani. Mentre sembrano più defilate le candidature di Cozza e Sottil, quest'ultimo in uscita dal Siracusa, ma corteggiato anche dal Palermo fresco di retrocessione in B.
Ripartire da dove abbiamo finito. Con entusiasmo, CR Messina, Franco Proto, alla conferenza stampa che si è tenuta al Comune di Messina si è fatto un bilancio della stagione appena conclusa, ma si è parlato anche del futuro, con l'intenzione di mantenere l'allenatore Cristiano Lucarelli e di campionato allo storico Stadio Celeste. Carmen Di Per. Partecipata a conferenza stampa questa mattina al Salone delle Bandiere del Comune di Messina con la CR Messina, non solo giornalisti ma anche tantissimi tifosi ad ascoltare il presidente Franco Proto, che ha passione in questi ultimi tre mesi di campionato, insieme al direttore generale Lello Manfredi. Quindi un bilancio che ha fatto concludere questa stagione con l'entusiasmo per la salvezza del Messina, ma anche del futuro, un futuro che vuole coinvolgere sempre di più tifosi e imprenditoria locale per un sostegno maggiore ed economico alla società, e anche un futuro nello storico, non tralasciando naturalmente anche il San Filippo. Bilancio personale ottimo, dal punto di vista sportivo abbiamo raggiunto l'obiettivo che era minimale fra i playout, e devo dire che per la situazione così complessa, così patologica, gli obiettivi sono quella della normalità che ancora non l'abbiamo raggiunta. Abbiamo fatto ordinaria amministrazione e speriamo di fare straordinaria amministrazione. Dal punto di vista sportivo è chiaro che l'obiettivo non può essere quello di avere un obiettivo per i playout. Dobbiamo alzare, come dice Lucarelli, l'asticella. A proposito di Lucarelli, allora resterà oppure no? Ma guarda, noi condividiamo, abbiamo un protocollo d'intesa, cioè condividiamo modi, mezzi, meriti, quindi quando c'è un'intuizione fra persone ritengo che non ci sono condizioni per non costruire insieme un percorso ancora migliore, sia per noi che per lui. Abbiamo individuato nello Stadio Celeste, diciamo, un punto nevralgico per lo sviluppo del nostro progetto. È evidente che tutto passa poi da queste stanze, da queste aule, dal Consiglio Comunale, ma noi siamo fiduciosi perché rispetto al passato non abbiamo chiesto un aumento di cubatura degli impianti. Noi vogliamo soltanto riqualificare una struttura che in questo momento è fatiscente. Parliamo di basket. Ferve l'attesa per la gara dei quarti playoff scudetto tra Orlandina e Milano, con la serie momentaneamente sull'1-1. I siciliani potranno stavolta contare sul il servizio di Giovanni D'Antoni. È la partita dell'anno. A Capod'Orlando vivono così gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto tra Orlandina e Olimpia Milano. Da giorni in città c'è un'attesa spasmodica e a rendere più infuocato il match ci penserà il Palafantozzi, che in occasione dell'evento va per il tutto esaurito. Dopo un'entusiasmante regular season culminata proprio con l'accesso alla fase finale, è arrivato l'incredibile successo in gara 1 contro i campioni d'Italia. Sempre al Forum di Assago hanno impattato la serie. Due match avvincenti e imprevedibili che hanno attestato la forza atletica e mentale dei paladini allenati da coach Gennaro Di Carlo, i quali senza le pressioni del pronostico sono pronti a dar battaglia ai più quotati campioni dell'EA 7 nelle due gare in programma sul parquet amico tra oggi e giovedì. 2000 tagliandi fin qui venduti, coinvolgimento totale, una cittadina che vivrà col fiato sospeso a partire dalle 20:30, quando sarà il momento della palla 2, un nuovo capitolo di emozioni. Qualche istante di pubblicità e poi ancora una volta in studio per la terza parte. Intrappolata negli annunci immobiliari. Solo le agenzie del gruppo immobiliare Time potranno aiutarla. Che tiranno in Time. È tempo di casa.
Siamo alla terza parte del nostro telegiornale. Grande successo di critica e di pubblico per la Tosca al Teatro Garibaldi di Modica. Protagonista di Puccini, il cast artistico, il tenore Antonino Interisano e il maestro scultore Carmelo Candiano. Stasera tutto, ma è spettacolo breve. Tu m'aspetti sull'uscio della scena e alla pavillonium. La messa in scena di Tosca al Teatro Garibaldi di Modica regala il tutto esaurito per 12 spettacoli consecutivi, un cast di 120 persone tra artisti, cantanti, musicisti, comparse e maestranze. È la nuova produzione della Fondazione Teatro Garibaldi. La stagione musicale diretta da Giovanni Cultrera e dal sovrintendente Tonino Cannata centra un importante obiettivo sulle musiche di Giacomo Puccini, sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, note eseguite dall'Orchestra Filarmonica degli Erei diretta da Michele Pupillo e con la regia del tenore Antonino Interisano. Tanto lo dici male, lo dici male. Sul palco anche il coro sinfonico del Mediterraneo guidato dal maestro Maria Grazia Di Giorgio e il coro Puelle et Pueri Cantores diretto dal maestro della cantoria Giuseppe Garra. Straordinarie anche le scenografie di Carmelo Candiano, con un allestimento ricercato anche nei minimi particolari, con un omaggio nel primo atto ad un'opera di Piero Guccione. Uno spettacolo di grande impatto anche emotivo, che passa dalla carcerazione di Cavaradossi all'uccisione del barone Scarpia sino al drammatico suicidio di Tosca, con gli spettatori sorpresi all'ingresso di alcuni artisti e delle comparse direttamente in platea. E la prossima domenica alle 19 si replica ancora il grido di E lucevan le stelle. Dei concerti lo facciamo con il prossimo servizio. Sentiamo. Hanno fatto del folk rock la loro bandiera. Ci hanno emozionato e regalato concerti indimenticabili. La loro musica è una sapiente miscela di tradizioni provenienti da diversi angoli del Mediterraneo. Sicilia, Maghreb, Africa. I concerti si raccontano in uno speciale a Ultima TV. Speciale concerto, giovedì alle 21:15 su Ultima TV. E dopo il telegiornale andrà in onda la collega Valeria Maia con la maglia della salute. E allora vediamo quale sarà il tema di questa puntata. Ci troviamo a Fornazzo, vicino Milo, in provincia di Catania, per farvi conoscere a breve il centro, l'Ollus di VIAIS. Oggi alla maglia della salute vi forniremo indicazioni su tutte quelle che sono le distrofie retiniche degenerative ed ereditarie. Mi raccomando, sempre alle ore 21 su Ultima TV. E a seguire, dopo la maglia della salute, l'attore Leo Gullotta sarà il protagonista della trasmissione Sotto i riflettori, condotta dal nostro direttore Umberto Teghini. E per averci seguito, io vi auguro di trascorrere una buona serata.